imparate cose nuove, ci siamo divertiti, abbiamo fatto nuove esperienze e nuove avventure sulla matematica. Imparare la matematica passeggiando in bicicletta per le strade della propria città è solo una delle attività che l'anno scorso ha coinvolto con entusiasmo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Marotta Aldrione Traiano e che quest'anno si ripete grazie al progetto PRES, Rete Educativa Solidale per Soccavo, che nasce per porre un freno alla dispersione scolastica nel quartiere. Non vanno formati solo i bambini, va formata l'intera comunità intorno a un'idea dell'istruzione, del sapere e dei bisogni della città. Quindi oggi incontriamo le mamme, riparte il secondo anno di attività e come assessorato alla scuola siamo interessati anche a monitorare i bisogni attraverso questo tipo di progetti, anche perché sulla scuola Marotta del Rione Traiano stiamo investendo anche con un prossimo progetto di contrasto alla dispersione scolastica, costruito esattamente alla stessa maniera, per evitare che le presenze, i progetti siano episodici. Realizzato con il sostegno di Fondazione Con il Sud, il progetto è ideato dall'Associazione Matematici per la Città, da Agrifoglio, dalla Cooperativa Sociale Ursa Maggiore e da Radio Shamal. In programma ci sono laboratori di matematica urbana, di educazione ambientale, di fumetto e radio web e di yoga alla risata, rivolti agli alunni della scuola e ai loro genitori. La larga parte del progetto è finalizzata a migliorare le relazioni tra la scuola e i genitori, quindi mette al centro nel percorso contro la dispersione scolastica il ruolo della famiglia come prima agenzia educativa del territorio. Impariamo a coltivare, ci hanno fatto divertire. Questa esperienza mi ha fatto imparare tante cose ed è stata più bella di imparare di come la impariamo in classe.